Ciao bambini, buongiorno e buon carnevale. Io sono Silvia e mi piacciono le storie, ma soprattutto mi piace raccontarle in un modo un po' speciale e anche un po' magico. Oggi, infatti, sono qui insieme a tutti voi, bambini di Cassina de' Pecchi, per tuffarci insieme nella magia del Kamishibai, che è una forma narrativa molto antica, molto affascinante e soprattutto piena di magia. Già. E a voi piacciono le storie? Sarei molto curiosa di sapere quali sono le vostre storie preferite. Intanto guardiamoci queste, ok? Allora, buona visione, buon divertimento, buon carnevale e a prestissimo! Ciao! Ho 8 anni, mi chiamo Fagit e vivo su un'isola baciata dal sole, che tutti chiamano la piccola terra. Mia madre lavora come spaccapietre ed io, insieme a mio fratello Cora, badiamo alla casa e giochiamo spesso al fiume con gli altri bambini del villaggio, al gioco dei guerrieri. A volte vorrei fuggire da questo posto per salvare la mia mamma, che ogni sera torna a casa stanca e si riposa sulla sua piccola sedia. Ha le mani gonfie e piene di martellate. Lei è bellissima e poi sorride sempre. Ma io lo so che le fanno tanto male le mani. Una volta ho persino visto una piccola lacrima scivolare sulla sua guancia mentre si guardava le mani gonfie e piene di martellate. Sono corso subito da lei ad abbracciarla. Mi ha fatto il solletico. Le pietre servono a costruire le case, perché la legna non si può più usare. Gli incendi dell'estate scorsa hanno devastato intere foreste e i vecchi saggi del villaggio hanno vietato di tagliare altri alberi. Così le donne si occupano di spaccare le pietre, mentre gli uomini si occupano di costruire case e ponti per attraversare con più facilità i fiumi. Però poi ci penso e in fondo non sempre vorrei scappare. Amo la mia piccola terra e amo correre scalzo nella foresta e sentire il bollore della sabbia sotto i piedi e buttarmi nel mare e fare i tuffi dalla roccia orso e fare la gara a chi pesca il pesce più grosso con mio fratello. Vinco quasi sempre io, ma a volte lo lascio vincere perché lui è più piccolo. Quando vince, per finta intendo, è troppo felice, fa delle facce buffissime e si mette a fare piroette per tutta la spiaggia. Ma c'è una cosa che amo più di tutte le altre. Ogni sera, all'imbrunire, mentre all'interno delle case brillano le luci delle candele, i membri di tutto il villaggio escono e si radunano intorno al fuoco. Il capo del villaggio, un uomo vecchio, vecchissimo, ci racconta storie antiche
e ci insegna la medicina. Ognuno di noi possiede il potere della medicina e spetta a noi scoprirne la sua natura. La mia mamma possiede diverse medicine e una volta l'ho persino vista volare. Shanti, il capo del villaggio, dice che tra pochissimo il mio potere si manifesterà e potrò sapere molte cose della vita. Ci penso sempre, spesso, e quando Shanti davanti al fuoco parla e canta, io vedo un occhio grande che mi fissa come se sapesse tutto di me, come se volesse dirmi qualcosa. È un occhio forte, sembra quello di un felino. Ed è così bello che vorrei fosse lui il mio primo potere medicina. L'altra notte l'ho persino sognato e diceva che tutti gli esseri viventi sono collegati come da un'unica lunghissima corda. Diceva che possiamo sentirci anche se siamo lontani e che possiamo guarirci da tutti i mali. Nel sogno il suo occhio era grande come la luna e il suo manto era nero come il cielo di notte. Poi mi sono svegliato e sono andato nel letto della mia mamma, ma lei non c'era. Sono corso fuori. Era notte. E la luna era piena e riempiva quasi tutto il cielo. Ho visto la mia mamma in ginocchio davanti alla grande luna. Ma quando mi sono avvicinato, ho capito che non poteva essere lei, perché la mia mamma non ha la coda. Ma non avevo paura e così sono andato vicinissimo. A un certo punto, quella creatura grande e pelosa si è voltata ed era un grandissimo, gigantesco lupo. Aveva degli occhi buonissimi che mi ricordavano qualcosa. E senza parlare, siamo rimasti a guardare la luna insieme. E quando ho avuto sonno, ho salutato il lupo con una carezza. Era così morbido. E posso giurare che mi ha augurato la buonanotte con la stessa voce della mia mamma. Fronte a un laghetto dormiva beato il bambino Carletto. Tutto ad un tratto, accanto al suo letto, comparve dal nulla un potente maghetto. Così, nel silenzio della sua stanza, Carletto sentì
una dolce fragranza e con la fiamma di una candela il volto del mago finalmente si svela. Tranquillo, Carletto, sono salvo il maghetto, venuto d'urgenza qui al tuo cospetto. Se mago sul serio sei in verità, in quell'acquario un nuovo pesce comparirà. Non mago di trucchi specializzato sono, ma sulla presenza ed anche il perdono. Non uso trucchetti per amati realizzar pesci nella realtà, ma per creare un ponte per la felicità. Presenza, perdono, ma che magie sono? Vediamo, Carletto, ti insegno un giochetto. Ogni volta che andrai al parchetto, quando un albero vedrai, questo trucchetto tu userai. Blocca la mente e ripeti allegramente: in questo momento io sono presente. Che fresco respiro Carletto sente, inspirando ed espirando in quel frangente. Il viso, scaldato da un sole cocente, come un uccellino liberato si sente. Più il tempo passava ed il gioco giocava, più la magia così funzionava. E così una notte un gran temporale, un fulmine illuminò il mago al suo capezzale. Oh mago, che bello, da me sei tornato. Hai visto che il gioco ha funzionato? Bravo Carletto, ho proprio notato che nel presente ora sei ancorato. Ti vedo lottare come un guerriero, per questo di te vado molto fiero. Ti saluto, felice e beato. Il mio compito qui con te è completato. Felicità e gioia ora al mondo porterai. Luminoso come il sole, ogni giorno splenderai.